Stai già collegato con noi e per questo lo ringraziamo. Domenico Iannacone, giornalista noto insomma sulle reti Rai, ma non soltanto. Buongiorno e benvenuto, Domenico. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a voi. Allora, in questo momento non vediamo il tuo volto, forse bisogna alzare un pochino l'inquadratura. Ecco Ecco qui, qui. Ah, benissimo. perfetto, scusate, perché non abbiamo potuto provare. Ecco, eccoci qui. Benissimo, oltretutto doppio grazie a Domenico, piccola annotazione di colore, so che tra poco andrà al montaggio del programma che a breve Sono al vedremo. montaggio, Ah, sono al montaggio, sei già in sala di guarda. montaggio, pensavo, ecco, ci eravamo accordati per fare il collegamento da casa, mi ha detto, e poi vado in sala montaggio, invece lui ha Abbiamo fatto anticipato i tempi. un'incursione, quindi in un momento, Ho diciamo, fatto prima, ho fatto lavorativo. prima. Doppio grazie, Domenico. Allora, due binari per questa intervista, se sei d'accordo con noi, intanto possiamo parlare di questo lavoro che nasconde un po' di insidie, ma poi a casa forse non si conosce così bene. Poi del tuo impegno in teatro, perché come vedi dalla grafica abbiamo deciso di titolare dalla TV d'inchiesta al teatro, perché hai portato in scena e stai portando in scena anche uno spettacolo molto interessante, abbiamo delle clip, insomma ci sarà molto da vedere con te. Intanto partirei da Rai 3, senza intermediazioni, torno a raccontare quello che accade in Italia, no? Tu sei conosciuto per scovare e raccontare con il tuo modo anche felpato, scrive qualcuno, ad esempio sulla carta stampata ho trovato alcuni articoli. Esistenze e fatti che a volte sono ai margini. Ci racconti di questo programma su Rai 3 che andrà in onda a partire da metà maggio, quindi ci siamo quasi. No, la prima puntata sarà proprio il 30 maggio, c'è stato uno slittamento di una settimana. Il programma si intitolerà ancora, fortunatamente, Che ci faccio qui? Ci sono stati problemi con l'utilizzo del titolo, insomma, adesso li abbiamo risolti dopo un po' di tempo. E diciamo che questo mi consente di riprendere un viaggio iniziato tanti anni fa. È come se, diciamo, a sangue freddo tornassi nei luoghi che ho già incontrato tempo fa. Saranno 3 prime serate dedicate al sud, ed è un viaggio in cui riallaccio i rapporti con vecchi personaggi che ho incrociato. La prima puntata sarà, le prime due saranno dedicate alla Calabria. Il titolo è Ti vengo a cercare, capitolo 1 e capitolo 2. Ritorno a Rosarno a distanza di 10 anni con le prime due tendopoli, verifico lo stato della situazione. È come se facessi un viaggio sociologico in qualche modo per poter rintracciare quello che è cambiato in questi anni nel paese. È una specie di fotografia che a volte è pietosa, a volte è impietosa, però ci consente di capire come sono andate le cose in questi anni, quello che si è modificato e quello che invece è rimasto tale e quale. Beh, questo è un po' diventato un tuo marchio, una tua caratteristica. Non è la prima volta che torni in luoghi che hai già visitato. Ed è interessante, io penso, Anna, perché dopo aver denunciato un problema, magari aver provato anche a risolverlo, a mettere in interlocuzione le istituzioni, chi dovrebbe occuparsene, si torna dopo 6, 7, 8 anni per capire la situazione qual è. L'ha fatto anche a Taranto, nella mia città, e quindi io me lo ricordo molto bene con un precedente programma sempre della Rai. Domenico, parliamoci chiaro, questo è un periodo particolare, non solo in Rai, ma in generale per la televisione, che tu stesso hai detto sulla carta stampata qualche settimana fa, si era allontanata da questo modo di narrare. Invece l'approfondimento serve, l'inchiesta soprattutto, e poi quell'inchiesta che può permettere, anche se giornalisticamente, di cambiare le cose. Poi perché no? Magari si aprono anche i fascicoli nelle procure. Ma diciamo che l'inchiesta è un apre sempre dei varchi all'interno del mondo. Io credo che spesso il giornalismo ha una missione, io credo che sia una missione, poi dipende da come si fa, però sostanzialmente alla base dovrebbe esserci proprio una specie di meccanismo tale che consente a chi fa questo lavoro di avere un avamposto libero per cui si affaccia sulle cose che accadono, apre degli squarci, permette a delle cose che resterebbero celate. Noi abbiamo un compito, diciamo, importantissimo. Molte cose non verrebbero alla luce, ma non soltanto per le questioni legate alle nostre faccende, quelle interne, ma se pensiamo
pensiamo alla guerra, pensiamo alla dimensione anche quella più universale in cui molti diritti sono inattesi, bene, noi siamo un avamposto di legalità e quindi diciamo facciamo un lavoro molto particolare, siamo indispensabili, non soltanto come informazione, ma anche come soggetti, diciamo, attivi nella società. Domenico, posso farti una domanda? Siamo indispensabili, siamo un avamposto di legalità. Il giornalista per definizione è libero. In pratica non tutti i giornalisti, no, soprattutto in questo periodo, possono esercitare liberamente la propria professione alla luce di quello che insomma sta accadendo e che qualcuno sta anche raccontando. Tu ti senti libero di tornare in Rai in questo momento? Che è una domanda particolare, però ti dico che io ho pagato 2 anni e mezzo di congelamento senza spiegazione alcuna. C'erano soltanto dei piccoli, delle scusanti da parte dell'azienda che erano di natura quasi burocratica. E questo mi ha fatto in qualche modo pensare che forse si era chiuso una specie di periodo anche di, come dire, di informazione che io ho fatto in questi anni nella TV pubblica. E sono rimasto coerente, però ho aspettato che si potesse aprire una finestra, perché io credo che io sono nato nel servizio pubblico, cioè non mi sono mai mosso da Rai 3. Ho fatto 23 anni di Rai 3 con tantissimi programmi, con 100 puntate per esempio tra i 10 comandamenti che ci faccio qui, e mi sembrava una ingiustizia di fondo che si buttasse all'aria un progetto così importante, qualcosa che avesse a che fare proprio con la finestra sul mondo, sulla società, no, di cui si parlava prima. Poi mi sono accorto che questa cosa non avveniva e allora ho fatto, come diceva Gianmarco prima, una specie di arretramento e mi sono detto: qual è il luogo ideale per poter continuare a essere libero? E quindi l'ho fatto in teatro, cioè il mio, diciamo, format, che è un format televisivo, l'ho reso un format teatrale dal titolo Che ci faccio qui in scena. Questo mi ha consentito di non avere nessuna intermediazione, di essere libero sul palcoscenico, di tenere in vita le storie, di raccontare quello che ritenevo giusto in quel momento, tant'è che lo spettacolo, proprio per la sua natura libera, si modificava quasi di data in data, e questo mi consentiva di raccontare il paese in una maniera straordinaria. Diciamo che il teatro mi ha mantenuto in vita e forse ha alimentato anche la mia voglia di tornare a fare televisione adesso. Ecco, stiamo vedendo intanto scorrere i bei titoli e i pezzi che i colleghi ti hanno dedicato un po' in tutta Italia, anche le edizioni locali, vedo, non vorrei sbagliarmi, anche la nostra Gazzetta del Mezzogiorno. Sì, sono stato in Puglia. Ma poi, sì, ecco, evidentemente tanti titoli. Che cosa ti ha restituito il teatro, oltre alla voglia di tornare in televisione con un nuovo slancio? Cioè, la gente dal vivo, che cosa ti ha detto? Magari ti ha parlato dei suoi problemi a volte, no? Ma in effetti, sai, la forza del teatro è che, diciamo, una volta che si riaccendono le luci e dal buio poi si intravedono le persone, non c'è un rapporto di mediazione, non c'è distanza. E quindi io ogni sera mi fermavo poi a parlare, ma anche per un'ora, incontravo la gente. Questo mi ha fatto capire che la gente ha bisogno di una televisione che sia vicina a loro, che non ci siano distanze, che ci sia una televisione anche in qualche modo rispondente, che sia in grado di rappresentare anche le istanze, anche di chi non ha voce. Ecco, in questo tour che ha avuto più o meno 50 date e che continuerò un po' quest'estate e poi riprenderò in autunno, c'è stata l'esigenza, secondo me, da parte degli altri di chiedermi: come sono andate a finire le storie? Che sta succedendo? Raccontaci come sono andate le cose dall'interno. Come se la gente non si fidasse più della televisione che mostra delle immagini e magari poi è un po' falsa rispetto a quello che fa.
Diciamo che in un certo senso il nostro lavoro va un po' nobilitato nuovamente, va fatto anche un'operazione di rilancio. Se tu dovessi parlare ai giovani, come mi pare di aver capito, insomma, che accade spesso, cosa diresti per mantenere viva la fiamma, la passione per questo mestiere? Che definire mestiere è anche riduttivo, è una vera e propria passione secondo me, e quindi altrimenti è difficile, insomma, portarla avanti, perché richiede tanti sacrifici che forse non arrivano ai telespettatori, forse non arrivano neanche ai lettori. Per stimolare questi ragazzi, cosa diresti? A volte anche agli editori, no? Ecco, anche agli editori a volte, sì. Allora, rispondo alla prima tua domanda, che è quella. Io sono nato in un paese del Molise, in una, diciamo, condizione della comunicazione molto scarna, per non dire quasi inesistente. Ho iniziato a muovere i primi passi all'interno di emittenti locali, di una emittente locale, poi sulla carta stampata. Diciamo che in quella fase, però, io ho potuto constatare come la mia curiosità, la mia formazione siano state essenziali, proprio fatte all'interno di una realtà piccola. Mi sono reso conto che quando sono arrivato a Roma, quando ho iniziato a lavorare per, che ne so, per i talk, per Ballarò, per Presa Diretta, sia come inviato che come autore, io non avevo, come dire, un gap da riempire. Mia formazione è una formazione che era già di per sé consolidata. Avevi fatto la gavetta. Esattamente, ma io credo che quello che fate, sì, cioè quello che si fa nelle emittenti, è un lavoro anche più alto. Credo che ci si impari subito a fare qualunque tipo di racconto giornalistico, la cronaca, la politica. È vero. Cioè si diventa veramente bravi e si diventa flessibili. Oggi è un lavoro anche flessibile il nostro, e soprattutto quando poi si vuole fare l'approfondimento, noi abbiamo gli strumenti per orientarci, perché abbiamo saputo fare tutto insieme. Quindi ai ragazzi dico: non immaginate subito di andare nelle grandi, diciamo, testate. Valorizziamo anche quello che c'è sul campo, perché quello per noi è una piccola officina, è un laboratorio. È una bottega, ecco. Come abbiate se fosse pazienza una bottega e datevi tempo, sostanzialmente. Esattamente. Senza bruciare le tappe, fate questo percorso. Di formazione. Ecco, a proposito. E poi gli editori. Ah. Per rispondere a Gianmarco, io dico che gli editori, c'è bisogno di editori onesti, che dal piccolo al grande siano rispettosi dei contratti collettivi, dei diritti dei lavoratori. Questa è una cosa essenziale. Il nostro è un lavoro. Noi raccontiamo spesso le storture del mondo, raccontiamo le umiliazioni, i soprusi, la mancanza di diritti. Spesso la mancanza di diritti è proprio legata alla nostra professione, a quello che facciamo noi, alle non tutele che ci sono. Eh sì, purtroppo conosciamo casi noti. A proposito di giovani, visto che Anna li citava, fatemi ricordare e ringraziare che gli organizzatori del premio Morrione, in particolare dell'Academy, che si è svolta nell'ultimo weekend a Foggia, perché Domenico Iannacone era proprio tra i tutor, tra i docenti, in qualche modo più attesi, tantissimi. Possiamo dire che tu eri fra i discenti, Gianmarco, e noi siamo orgogliosi di questo, perché insomma tu sei un giovane che ha voglia, no? Che sente il fuoco dentro e che ha voglia di fare un percorso importante. Torniamo a parlare di Domenico, che è meglio, perché io Gianmarco, no, ma guarda Anna, ho fatto bene a sottolinearlo, sì, Domenico. Sì, sì. Hai fatto bene, perché ci sono degli aspetti straordinari sull'energia dei giovani. Gianmarco faceva parte di questo gruppo di giovani che era stato, diciamo, scelto per fare questa Academy. E l'Academy nasce all'interno di un premio importantissimo, che è il premio Roberto Morrione. Roberto Morrione è stato per me un maestro di etica, un maestro che ha fatto della televisione una missione, del giornalismo una missione, è il creatore di Rai News 24, è una persona che ha lavorato, che ha creato, che ne so, personaggi e colleghi straordinari come Sigfrido Lanucci.
una persona che si è presa la responsabilità di andare anche controcorrente, come dire, raccontando fatti che anche la TV pubblica spesso tendeva ad occultare. E quindi l'Academy, i giovani che si affacciano e che vogliono in qualche modo approfondire il loro percorso è qualcosa che mi gratifica molto. Io credo molto nella forza dei giovani. Io ho una figlia, vi dico, che ha 18 anni e mezzo. Io speravo che non facesse, che non volesse fare il mio lavoro. E invece lei vuole fare il mio lavoro. Il problema è che quello che ho voluto fare io lo deve fare lei con libertà. Lei se n'è andata in America e vive facendo già la corrispondente per delle radio italiane. Però io dico che ha una grande forza e io in qualche modo devo anche riconoscere di aver errato nella incapacità di intuire le grandi potenzialità che hanno i giovani. Quindi io ho molta fiducia nei giovani, ho poca fiducia nella mia generazione che è un po' seduta. Ecco, i giovani possono risvegliare il giornalismo. Ecco, poi Domenico Iannacone, oltre ad essere un volto della nostra TV italiana, tra TV e teatro si è portato a casa anche una serie di premi. Domenico, elencarli sarebbe molto difficile, senza dubbio quelli internazionali in prima linea, Berlino, Los Angeles, Monte Carlo. Ricordiamo fra tutti il documentario sui migranti, Lontano dagli occhi, ma c'è veramente tantissimo. Ecco, prima di chiudere ti chiedo di anticiparci, senza troppi dettagli, per ovvi motivi di convenienza, cosa andrà in onda a partire dal 30 di maggio, lo ricordiamo, sì, giovedì. Su Rai 3. Che sì, tipo allora, di temi affronterai? Allora, come ti dicevo, le prime due puntate sono legate proprio al profondo sud. Parto dalla Calabria, una terra di contraddizioni, luci e ombre, Tendopoli di Rosarno, incontro personaggi che sono stati per me una specie di illuminazione. Purtroppo ci sono cose che non sono cambiate, sono peggiorate. Le condizioni di vita dei braccianti sono peggiorate attraverso quel mondo. E poi nelle due puntate invece c'è quasi una sorta di inaspettata folgorazione, perché risalendo si arriva per esempio a Cosenza, dove c'è una università, l'Università Unicalap, che c'ha un dipartimento di matematica e informatica che si occupa di intelligenza artificiale, che secondo me è tra i più importanti in Europa. E con la formazione di questi ragazzi si sono create una specie di Silicon Valley in cui vengono assunti quasi tutti, l'età media lì è 23 anni nelle società che operano nel settore. Una specie di miracolo, no? Che ci permette di comprendere quando che le terre, anche quelle più sconfortate, anche quelle più abbandonate, invece hanno delle energie incredibili. E poi c'è una puntata che farò, che è proprio un sequel per quello che mi riguarda, una puntata a cui a suo tempo, 10 anni fa, ero molto legato, che si chiamava Come figli miei, è l'esperienza della preside di Caivano, Eugenia Carfora, che io ho raccontato tanti anni fa. Ecco, io sono tornato con lei, abbiamo rintessuto le fila del nostro racconto e siamo andati alla ricerca dei ragazzi che 10 anni fa stavano con lei. Li abbiamo rintracciati al nord, lavorano, e quel tipo di esperienza di quella scuola di frontiera ha determinato anche la loro salvezza. Quindi in pratica anche un racconto sulla speranza e sulla possibilità di farcela. Grazie. Grazie. Grazie a Domenico Iannacone, buon lavoro. Grazie a voi.